Allora, ciao Daddy, hai annunciato delle date live e hai realizzato già due sold out. Io volevo chiederti come ti fa sentire il fatto di essere già così tanto amato dal pubblico e di aver fatto già due sold out a così breve distanza dall'uscita del tuo album e soprattutto come è stato poi incontrare i fan dal vivo durante gli store. Allora, incontrare dal vivo il pubblico è un'emozione unica, perché finalmente c'è un confronto, no? Arrivi da 6 mesi di programma in cui effettivamente non hai un confronto col pubblico, se non quello che viene nello studio. E avere un confronto con chi ti segue e chi si ritrova nelle parole che canti o nella persona che sei è un'emozione unica. Ed è proprio per queste cose qua che ho deciso di fare musica. Per quello che riguarda avere due concerti sold out, non ci credo. Cioè, è una cosa talmente tanto grande e bella che è proprio difficile da realizzare. Però sono tanto tanto contento, non vedo l'ora di incontrarli tutti quanti e di condividere emozioni e pensieri insieme. Un'ultimissima domanda e poi lascio la parola agli altri. Volevo chiederti invece qual è stata la critica o il monito che ti ha spronato durante il percorso ad andare avanti e a accendere quel plus in più che abbiamo visto poi da un certo punto del percorso in poi che sei esploso positivamente, ovviamente. Credo, prima di iniziare il serale, che non ero il fatto che alcuni mi ritenevano non pronto per il serale, non pronto per fare questo, quando io sapevo di esserlo, ma ero tanto bloccato mentalmente. E paradossalmente quella critica lì mi è proprio servita per sbloccarmi e vivermi al meglio il percorso e dare il mio massimo, quindi credo proprio il non essere pronto. Io ti ringrazio, ti faccio un E grande in bocca grazie al lupo e soprattutto complimenti per a te. l'album perché è molto intenso e Grazie mille bello. davvero.